Buongiorno a tutti. Ancora un video sul segnale del DJI Mini 3 Pro. Ebbene sì, però questa volta chiedo a tutti voi di verificare qualcosa sul vostro drone. Tutto è partito da un video di Gavin HR, uno youtuber inglese, che ha postato su un gruppo Facebook nel quale dice di aver fatto svariate prove di confronto fra il Mini 2, il Mini 3 oppure il Mini 3 tra l'RC N1 e il DJI RC e dice di aver notato una cosa in particolare. Già in un altro video vi ho fatto vedere come utilizzando una semplice app per smartphone è possibile osservare che la frequenza dei 2,4 GHz è quella più affollata, soprattutto in un ambiente fortemente urbanizzato. Questo perché la maggior parte dei router che si utilizzano ancora non ha la doppia banda, ma rimane sui 2,4 GHz. Il drone quindi, appena acceso, si dovrebbe posizionare sulla 5,8. Non solo perché si sa che la 2.4 è la più occupata, ma anche perché per le caratteristiche fisiche di quella frequenza, con una lunghezza d'onda molto più corta, permettono di far viaggiare meglio i dati dell'OcuSync 3 e quindi quelli del video. Quindi quanto più il drone riesce a stare sulla 5.8, tanto meglio funzionerà la trasmissione video con minore latenza. Benissimo, quindi che cosa si è accorto Gavin? Lui si è accorto che appena acceso il proprio drone stava sulla 2,4 GHz e non c'era neanche evidenza che al suo ritorno stesse sulla 5.8, cioè sembrava fissato sulla 2.4, come se la 5.8 non riuscisse mai a farla funzionare. E potete capire che se già il DJI Mini 3 ha una polarizzazione di tipo orizzontale che dà delle problematiche, tra virgolette, in ambiente fortemente urbanizzato, perché, come vi ho detto in un altro video, ascolta molto meglio di quanto non faccia la polarizzazione verticale ciò che c'è proprio sotto. In più si ferma sulla frequenza che è più affollata, è chiaro che qualcuno con il proprio DJI Mini 3 riscontra delle problematiche di perdita di segnale. Quindi quello che chiedo a tutti voi è di verificare, accendendo il DJI Mini 3 con il DJI RC ma anche con l'RC N1, se il drone si posiziona appena acceso sulla frequenza dei 5.8 o sulla frequenza dei 2,4 GHz, e magari, se volete, durante un volo verificare se alla partenza parte a 2.4 e ritorna a 5.8 o viceversa. Quindi se parte a 2.4 e ritorna a 2.4, insomma, fate qualche test e magari lo scrivete qui sul canale. Questo potrebbe essere un problema da riportare a DJI e dire: attenzione, alcuni droni non si spostano mai sulla 5.8. Dai, è un video breve che vi ho fatto, però cerca comunque di aiutare tutti quanti a comprendere come mai alcuni si lamentano del segnale scarso sul DJI Mini 3 e altri no. È probabile che ci siano alcune differenze all'interno del drone. Ciao a tutti e buona domenica.